che ha dato l'opportunità a tutti, quindi parliamo. Impostazione, possiamo dire che è una prospettiva assolutamente non compatibile con quella antica. Di evitare che sto cominciando a parlare, ho bisogno di capire se siete collegati, se ci sentite, se tutto sta funzionando. Ci vedete? Qualcuno ci vede, ci sente? Siamo, come sempre, in diretta dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e è la consueta diretta di intervallo Etru, 10 minuti a vostra disposizione per rispondere alle vostre curiosità. Abbiamo però bisogno di capire se ci siete, se ci sentite. In questo momento state vedendo l'eccezionale bellezza, il coperchio della cista con la famosa e io sono a vostra disposizione, grazie Roberto, buongiorno anche a te, per domande e curiosità. Abbiamo aperto la diretta dal sarcofago degli sposi, dalla visione dall'alto del sarcofago. Non so se però in quel momento la linea stava andando, quindi eravate in grado di vedere questa sezione che offre la possibilità di vedere gli sposi da una prospettiva inconsueta e dedicata all'epigrafia etrusca, alle iscrizioni, ai problemi anche della lingua e della sua interpretazione, quindi insomma offre tante possibili suggestioni, quindi facciamola vedere anche se rapidamente, nel caso che ci siano domande, come sempre siete voi a dovermi provocare, non io a fare un discorso continuo. Il gioco è questo: sollecitare la vostra curiosità, darvi l'opportunità di fare qualche domanda. E quindi oggetti misteriosi ce ne sono tantissimi. È una sezione molto importante del museo, ma non sempre ci si sofferma con attenzione sui vari particolari. Molto ricca di informazioni, forse anche troppe, le iscrizioni sono distribuite in funzione del loro contenuto. C'è una domanda, vai Sì, Anna. Luca, Luca. una domanda sulle lamine di Pirgi. Sì, La perfetto. differenza fra fenici e cartaginesi e fra lingua fenicia e punica. No, in realtà non c'è una differenza, diciamo siamo soliti riferirci ai fenici quando parliamo delle fasi più antiche, nelle quali prevale un'immagine del mondo fenicio e delle aree colonizzate dai fenici più ampia, quindi ben più estesa della concezione del mondo punico che è quello che fa capo a Cartagine. Quindi di solito parliamo di un universo fenicio fino al VI secolo, perché sono tante le aree di influenza, anche se non in continuità topografica. Nel momento in cui Cartagine si afferma come una delle più grandi potenze mediterranee, quindi dalla fine del VI secolo, comincia a prevalere l'utilizzo del termine punico, anche in senso linguistico, e che poi diventa quello prevalente, visto che Cartagine, insomma, contenderà a Roma per tutto il corso del III secolo a.C. la supremazia nel Mar Mediterraneo. E l'iscrizione, sì, facciamo vedere anche
queste altre bacheche, l'iscrizione delle lamine di Pirgi e la testimonianza dei buoni rapporti intessuti fra etruschi e cartaginesi nel VI secolo e poi anche nel V. Saranno le due potenze che maggiormente contenderanno a Roma il controllo della nostra penisola. Abbiamo Antonietta. sì, un'altra domanda di Antonietta che vuole chiedere al direttore cosa ne pensa della tesi accreditata da alcuni studiosi della non esistenza di Alba Longa come centro abitato, ma solo come area sacra. Allora, c'è stata una conferenza Non so se hanno molto. sentito la mia domanda, quindi. La domanda su Alba Longa di Antonietta Patti, c'è stata una conferenza pochi giorni fa che ho avuto modo di vedere anch'io, molto interessante, con Grandazzi e Filippo Coarelli. Grandazzi ha dedicato due volumoni giganteschi nella raccolta di tutte le fonti relative ad Alba Longa e la sua tesi è una tesi effettivamente dirompente. Sostiene, io penso anche che abbia ragione, che Alba Longa non sia mai esistita, è una costruzione a posteriori, un'interpretazione o sovrainterpretazione del mito. Cioè, c'era bisogno di inventare un'antenata di Roma, quale poteva essere l'antenata più illustre di Roma se non una città che facesse, diciamo, nella quale si identificavano tutti i popoli latini, tutte le piccole i villaggi che componeva l'etnos dei latini e poiché Montecarlo era il luogo religioso per eccellenza dove i latini si riunivano, è stato facile nella mentalità degli storici che ricostruivano i fatti a posteriori immaginare che questa comunità fosse in origine una città, perché non è facile pensarla diversamente. Come chiamarla? Con un termine, quello di alba, che non c'entra con l'alba come noi la intendiamo, ma avrebbe una radice indoeuropea che è la stessa con la quale definiamo le Alpi, cioè alture in assoluto, delle catene di montagne molto alte, i colli albani venivano percepiti come tali, non si conservava memoria della loro origine vulcanica, erano un punto di riferimento nello spazio, quindi Alba coincideva con Monte Cavo, con il luogo preposto alle riunioni periodiche dei latini, e da qui insomma, è nato un po' il mito trasformandolo. Questo per dirvi, diciamo, Antonietta ha seguito con grande attenzione tutte le dirette che abbiamo fatto su Romulus, sulla serie. Lì in Romulus si è ricostruita Alba Longa, quindi si è rimasti fedeli alla tradizione, ma come si vede la critica e la ricerca storica ci aiutano a capire che quello di cui spesso parliamo, che riteniamo veritiero, in realtà non lo è. Un'altra delle argomentazioni di Grandazzi è che una città che viene distrutta secondo la tradizione da Tullo Stilio all'inizio del VII secolo è un qualcosa che non torna perché sarebbe troppo precoce questa distruzione rispetto anche alla definizione del concetto di città che si formava in quel momento. Questo forse è un argomento più tenue, ma di fatto la documentazione archeologica che ci ha restituito tante informazioni sui luoi frequentati nei colli albani, nella protostoria, non ha mai portato alla luce in modo chiaro un abitato che potesse coincidere con quello di Alba Longa, ma tanti villaggi di cui insomma di minore entità con le loro rispettive necropoli. Abbiamo una domanda di Carlotta che chiede di sapere qualcosa di più sulla lingua etrusca. Ok, allora ti rispondo, sto un po' faticando nel parlare perché ho cambiato mascherina oggi nera e questa non mi fa praticamente respirare, sto facendo molta molta fatica. Il museo è aperto, sono passati molti bambini e famiglie poco prima dell'inizio della diretta. Allora, la lingua etrusca non ha problemi di decifrazione, riportiamoci là così tanto manca poco e poi Sì, siamo per. li salutiamo con l'aratore, ci prendiamo sempre qualche minuto in più, visto che non sappiamo se all'inizio si è sentito quello che dicevamo. Torniamo nella sezione epigrafica.
nella vetrina in fondo si vedono delle riproduzioni delle lame di Pirri, si vedono altri pezzi importanti, il cippo di Tragliatella, manca la tegola di Capua e qui si vedono tante piccole iscrizioni brevi. L'Etrusco è stato decifrato fin dalla fine del Settecento, quindi il problema della decifrazione non esiste. Riusciamo a leggere le iscrizioni, tranne quando sono iscrizioni inventate. In questo caso, in questa brocca da Bolsena, probabilmente c'è una presa in giro di un'iscrizione, ci sono dei segni che imitano un'iscrizione, ma non lo sono davvero. Proprio è la dimostrazione di come c'era un'aspirazione a scrivere, ma poteva in alcuni casi divenire semplicemente un elemento decorativo, così come questo è uno pseudo-alfabeto, questo qui accanto, mentre questa è la riproduzione, qui un po' più a sinistra, della celebre tavoletta scrittoria di Marsiliana d'Albegna, dove si conserva uno dei primi alfabeti, che è, diciamo, modello anche di insegnamento. Ripreso dai greci, il modello per gli etruschi, si imparava proprio su dei modelli teorici. Quindi non abbiamo nessun problema nel leggere le iscrizioni e capirne il contenuto quando sono brevi, perché sono molto ripetitive. I problemi si pongono quando le iscrizioni sono più ampie, complesse, lamine di Pirgi, il Liber di Zagabria, quello della mummia di Zagabria, la tegola di Capua e via dicendo. Perché, contrariamente a quanto sostengono in molti, insomma, c'è di fatto che molte parole della lingua degli Etruschi non hanno collegamenti con nessuna delle lingue che noi conosciamo, compreso l'albanese. Mi dispiace per gli amici albanesi che ci rimangono sempre male. Poi non abbiamo il tempo di entrare di più nel merito al riguardo. Tante parole invece hanno legami con altre lingue, ma semplicemente perché si sono nate dopo e sono state riprese da lingue indoeuropee. E questo è normale, anche noi oggi utilizziamo parole composte in tempi recenti a partire dal greco o dal latino, e parole che non esistevano in passato. Computer non è una parola che esisteva in passato. È un prestito che abbiamo preso da altre lingue, che però a sua volta deriva da un verbo latino che indica contare, così come i francesi chiamano il computer calculator, sempre a partire dallo stesso concetto che è quello del calcolo. Ci sono tante parole che si formano in relazione all'evoluzione delle tecnologie o sono costruzioni a tavolino. Quando noi cerchiamo di interpretare una lingua a partire da singole parole, nomi o toponimi, il problema che incontriamo è si possono fare tantissime ipotesi a partire da poche sillabe, soprattutto se poi andiamo anche a scomporle, a inventarci una lettura alternativa eliminando le vocali o modificando le consonanti, perché la glottologia consente tante modifiche che possono essere utilizzate in modo più o meno proprio per sostenere una tesi o l'altra. E qui il problema è che ci vuole rigore, e quando ci si confronta con iscrizioni lunghe, nonostante la pretesa di interpretarle parola per parola, ci si scontra con qualcosa davvero di incognito e diverso dal consueto, soprattutto dal punto di vista grammaticale e dal punto di vista sintattico. E il problema quindi è questo, e il fatto che non sia risolvibile con tutte le altre lingue note, si è provato davvero con tutto, ci dice che ancora c'è strada da fare. Probabilmente si tratta di una lingua che si è andata a formare prima dell'arrivo di altri ceppi linguistici che oggi conosciamo. E questo è un dato acquisito, nonostante i tentativi fatti da molti di interpretarla con l'ungherese, con l'albanese, con l'ebraico, davvero quasi ogni lingua è stata utilizzata con più o meno convinzione per la pretesa interpretazione dell'etrusco. Allora, chiudiamo con l'ultima domanda di Federica, che chiede che cosa abbiamo in mente, per quali iniziative future stiamo pensando di mettere in campo per aumentare la fruizione e la partecipazione Del museo. del Allora, museo. spingiamoci verso, torniamo verso la Rapore,
Allora, siamo molto limitati dalle regole Covid, non possiamo organizzare grandi eventi e anche il clima non ci aiuta per il momento ad organizzarne all'aperto, però nelle prossime settimane cercheremo di sfruttare gli ampi spazi aperti che ha Villa Giulia per offrire sempre opportunità nuove di frequentazione. Diciamo, il museo è aperto regolarmente, per fortuna. Il lunedì dalle 13.30 fino alle 19.30 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 19.30. Dal 1° aprile riprenderà l'orario estivo, quindi dalle 9 fino alle 20, e intanto questo è un dato estremamente positivo. Si dice che i prossimi DPCM consentiranno anche una frequentazione di sabato e di domenica, non lo sappiamo, seppure su prenotazione, però insomma. L'importante è che sappiate che i musei sono aperti, nel caso di Villa Giulia le prenotazioni sono obbligatorie soltanto per i gruppi superiori ai 10, in modo da consentire di stabilire delle fasce orarie e limitare le interferenze e gli assembramenti, però tutto scorre sereno, stiamo vedendo tante famiglie e tanti bambini, soprattutto nel pomeriggio, venirci a trovare. E quindi, insomma, questo ci dà grandi soddisfazioni. Stiamo preparando una piccola mostra finalmente nella quale esporremo dei materiali donati dagli eredi di Felice Barnabei ed è in programma per il mese di aprile, ma appunto non appena la stagione ce lo consentirà, useremo i nostri spazi aperti, il nostro meraviglioso cortile, per offrirvi sempre delle occasioni di svago, di conoscenza e di approfondimento in totale sicurezza per tutti. Sul piano social abbiamo in Continua il nostro programma impegno. nuove dirette, però questo per darvi dei dati più dettagliati dovete seguire i nostri social e la pagina web del museo, Museo Etru, o iscrivervi se non lo avete ancora fatto al nostro canale YouTube Etrus Channel. La prossima volta prometto di prendere un'altra mascherina perché oggi è stata davvero durissima parlare. Bene, grazie Anna Tanzarella, Luca Mazzocco, il dito di Anna è sempre perfettamente riconoscibile, grazie a voi per le vostre domande. Magari ritorneremo un'altra volta sul tema della decifrazione e dell'interpretazione della lingua degli Etruschi perché insomma è di grande, grande interesse.